grazie. Buongiorno a tutti. Stavamo facendo una battuta sul fatto che prima chiacchieravamo in pausa caffè e ho detto una cosa che poteva essere politicamente non correttissima e che quindi forse nello streaming è venuto, ma la ripeto così me ne assumo la responsabilità. Ma il fatto che a eventi in cui si parla di condivisione dei dati della ricerca o di open access, se parliamo più del mondo delle pubblicazioni scientifiche, quasi sempre vengono gli amministrativi e molto poco invece gli scienziati. Era una notazione, adesso io non conosco qua la platea perché non distingo le facce, però effettivamente anche gli interventi precedenti al mio erano effettivamente molto ispirati al mondo dell'amministrazione, della corretta amministrazione. Anche quando però ho fatto giornate intere o mezze giornate di formazione proprio rivolte alla condivisione della conoscenza scientifica, comunque il tema viene percepito come materia tipica degli amministrativi, comprendendo anche il mondo dei bibliotecari. Ed è un peccato perché soprattutto quando si parla di pubblicazioni scientifiche, io mi occupo, dopo vi spiegherò un po' meglio la mia situazione, più di diritto d'autore, quindi vengo dall'ambito della proprietà intellettuale, il diritto d'autore è diritto dell'autore, quindi sono gli autori, coloro che poi mettono la firma sotto i paper, la firma sotto le slide che vengono portate ai convegni, che dovrebbero essere i primi interessati a conoscere come tutelare e come gestire correttamente i loro diritti. Invece viene percepito come un tema di cui si devono occupare in seconda battuta, quindi a valle, diciamo, gli amministrativi e i bibliotecari, cosa che non funziona. Perché? Perché se il ricercatore, il professore o l'autore della monografia ha già firmato un contratto di edizione esclusiva con la casa editrice, ha voglia dopo a sistemare le questioni posteriori quando arrivano i bibliotecari che devono metterci le mani e gestire correttamente le informazioni. È un problema abbastanza noto, però il fatto che ci sia lo streaming e la registrazione poi che rimanga agli atti è cosa buona, perché così effettivamente possiamo avere lo storico di quello che si è detto oggi anche del mio intervento e farlo rivedere a coloro che magari non hanno avuto occasione di essere qua presenti. Allora, quindi buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Come vedete, a me spetta appunto la parte in cui si pone un focus sulla condivisione dei dati scientifici, i dati scientifici aperti, e vediamo qual è il rapporto tra l'open data, l'open science data con il concetto di trasparenza. Come vedete, io vengo dal mondo della proprietà intellettuale, quindi tutto ciò che è stato detto prima, la parte diciamo più relativa del collega che mi ha preceduto, era molto invece legata all'ambito del diritto amministrativo, che per me è abbastanza lontana, quindi io sposterò un po' l'approccio su appunto il mondo del diritto della proprietà intellettuale e porterò anche un po' il mio punto di vista di qualcuno che ha avuto anche lui un passato nel mondo della ricerca, anche se poi riguarda un po', anche un dottorato di ricerca, ho avuto un trascorso come docente, come collaboratore in ambito universitario, quindi un po' conosco le esigenze. Adesso faccio l'avvocato, libero professionista, e faccio molta formazione, adesso è stata richiesta tanta formazione su questi argomenti, motivo per cui sono arrivato anche qua. E nota, non da poco, cioè interessante, è che comunque mi occupo anch'io indirettamente di rischio sismico, perché è uno dei miei principali clienti, su cui faccio attività di consulenza stabile, diciamo, un paio di giorni alla settimana, è un ente che si occupa proprio di rischio sismico, la Fondazione GEM, Global Earthquake Model, che sta a Pavia, dove appunto io vivo, e dove ho già capito che c'è qualcuno che ha avuto modo di collaborare anche in questa sala. Dopo li userò anche come esempio, perché li conosco, sono 4 anni che li seguo come legale e quindi conosco un po' la loro realtà. In questa slide trovate tutti i miei riferimenti, quindi al di là dei social, io sono molto attivo sui social, sia sulla pagina Facebook che su Twitter, ho già pubblicato foto di stamattina, ma più che altro le slide, cioè le stesse slide che state vedendo sono già sul mio profilo /share, quindi se volete seguirvele direttamente dal tablet è il modo migliore. E vi do anche liberatorie per fare foto, per fare altri video durante la mia presentazione. Velocemente vi faccio vedere i due dei miei figli che trattano gli argomenti di oggi, ovvero fare open access e il fenomeno open data. Fare open access è del 2017, è scritto a più mani con Elena Giglia, Valerio Scotti, Varantruco e Nicola Cavalli.
vi lascio poi dal link, potete scaricare il libro è a sua volta un libro open access, e questo è un po' più vecchio, del 2014, il fenomeno open data, indicazione enorme per un mondo di dati aperti, anche questo lo trovate all'indirizzo liberamente scaricabile. Questo è del 2014, forse è un po' superato in alcune parti, perché poi sono arrivate normative successive negli anni appena successivi. Allora, i Fantastici 4, ho due slide con i concetti chiave, su cui cerchiamo già di mettere un po' di luce, fare un po' di luce. Allora, i Fantastici 4, questi sono i quattro concetti che ci accompagneranno in questa prossima mezz'ora. Open data, trasparenza, open access, open science data. Cioè, partiamo da questi, che sono quelli che in realtà sono stati trattati, forse fino adesso si è parlato più che altro di trasparenza pubblica, in senso appunto più amministrativo. Adesso vi parlerò un po' più genericamente di open data, ma poi andremo su il concetto di open access relativo alla letteratura scientifica, per poi arrivare all'obiettivo della mia presentazione, cioè capire cosa si intende per open science data, oppure come dicono alcuni open resource data, che è la stessa cosa sostanzialmente, o dati della ricerca o dati della scienza, ma più o meno della stessa cosa stiamo parlando. E quindi diamo giusto un po' di riferimenti, un po' di definizioni. Quindi open data sono dati che devono o dovrebbero essere rilasciati con approccio open, e riguarda dati sia di fonte pubblica che di fonte privata. È già stata data una definizione di open data anche di formato aperto prima, dopo la riprendo in un'altra slide. Trasparenza, allora, secondo il principio della trasparenza, le PA, le pubbliche amministrazioni, quindi devono esporre i propri dati e documenti affinché i cittadini possano monitorare il loro operato. Sto semplificando molto, la trasparenza è qualcosa di ben più complesso, l'abbiamo visto in tutta la presentazione, le due presentazioni precedenti, non è il caso di ritornarci, però un po' questo è il senso, cioè la trasparenza riguarda unicamente le pubbliche amministrazioni, intesa appunto come l'abbiamo descritta negli interventi precedenti miei, e tendenzialmente ha questa vocazione, la vocazione di permettere al cittadino di monitorare, come se fosse un edificio di vetro, l'operato della pubblica amministrazione. Gli open data invece riguardano anche i privati, come vi farò vedere appunto nell'esempio della Fondazione GEM, di GEM Foundation, ovviamente privato appunto, che ottiene il supporto anche da organizzazioni pubbliche, però è un ente di diritto privato. Appunto, gli open data possono provenire sia da fonti private che da fonti pubbliche, essere riutilizzati sia in ambito pubblico che in ambito privato. Open access, quando si dice open access, c'è una definizione molto chiara, la trovate all'interno della Dichiarazione di Berlino, che è il principale manifesto del movimento open access, però tendenzialmente si parla di letteratura scientifica. Quindi quando sentite la parola open access, parliamo di pubblicazioni scientifiche, principalmente articoli che devono finire su riviste o monografie di carattere appunto scientifico, e che devono essere, secondo la Dichiarazione di Berlino, diffuse con un approccio open. Anche qua sono molto generico, vado più nel profondo successivamente, però in realtà oggi di open access, di letteratura scientifica, non dovremmo tanto parlare, se non per cogliere qualche spunto che poi ci porta invece al punto 4, che è davvero il protagonista della giornata di oggi, cioè gli open science data, i dati della ricerca, dati su cui si basa la ricerca scientifica, che devono essere a loro volta diffusi con l'approccio open. Cioè è il passo successivo, è lo step successivo dell'open access. Open access è la diffusione del paper o del report in cui pubblico i risultati di una mia ricerca, del mio progetto di ricerca. L'open science data, l'open resource data è la pubblicazione di questo report accompagnata dai dati, dal dataset su cui io ricercatore o io ente di ricerca ho tratto queste conclusioni, questi risultati. Ovviamente con un approccio, con l'obiettivo di permettere la verifica delle constatazioni, delle soluzioni a cui io sono arrivato. Dopo lo vediamo meglio in un altro esempio. Questi sono, diciamo, i quattro concetti chiave di oggi. Gli altri quattro sono, diciamo, ancillari a quelli precedenti, però non essere poco, perché c'è un po' di confusione, soprattutto nel linguaggio degli informatici, lo noto spesso. Quando si dice dato si intende un po' tutto ciò che può essere memorizzato su una memoria è dato, solo che per il giurista invece la differenza è essenziale, perché un dato crudo, granulare è una cosa, un dato che invece è strutturato sotto forma di opera intellettuale ha tutto un altro tipo di trattamento. Quindi vediamo, come vedete, da A a D c'è un crescendo, per cui il dato, singola informazione granulare, non è tutelato da alcun diritto di privativa. Cioè il fatto che presso il
che ne so, a Ischia, in data 20 novembre del 2016, c'è stato un sisma che ha queste caratteristiche, quella singola informazione non appartiene a nessuno, può essere riprodotta e utilizzata e citata da chiunque. Il problema è quando io organizzo una serie di informazioni simili a quella che vi ho citato e realizzo un dataset, una banca dati di tutti i sismi che si sono manifestati all'interno dell'area della Campania dal 1980 ad oggi. Okay? Quindi stesso tipo di informazione ma organizzata sotto forma di banca dati. Allora in quel caso effettivamente nasce il problema della tutela, perché la banca dati, che è definita, possiamo definire come un insieme organizzato e machine readable di dati, cioè leggibile da macchine, anche se tendenzialmente la banca dati può essere anche analogica, nel senso la banca, l'elenco telefonico è il classico esempio della banca dati analogica o l'archivio di una biblioteca, però siamo in un mondo in cui si ragiona ormai su dataset, su dati, su insieme di dati leggibili dalle macchine, macinabili dalle macchine, e quindi diciamo machine readable. Può essere sia creativo che compilativo, cioè una banca dati può rispondere ad un criterio intellettuale creativo oppure semplicemente compilativo. Classico esempio, tutti i sismi messi in ordine dal più forte, dal più intenso al meno intenso, oppure dalla data di manifestazione, dalla più recente alla meno recente. È un dataset che non richiede una scelta intellettuale per la sua realizzazione, ma è una scelta puramente necessitata dall'ordine numerico e via dicendo, quindi puramente compilativo. A seconda che sia creativo o compilativo, abbiamo diversi tipi di tutela, un diritto d'autore pieno sulla banca dati creativa, invece un semplice diritto sui generi, siccome vi spiegherò meglio dopo, sulla banca dati puramente, sul dataset puramente compilativo, e quindi in questo caso dal momento in cui si passa da dato granulare a banca dati si pone il problema dei diritti di privativa, cioè del copyright, di un diritto di tutela, cosiddetta proprietà intellettuale. Quando parliamo di trasparenza si parla anche a volte di documento. Documento, soprattutto in campo pubblico, nell'ambito della pubblica amministrazione, sappiamo, come dire, è abbastanza intuitivo che cosa si intende per documento, è un insieme strutturato, è human readable di informazioni, tendenzialmente non creativo, cioè lo scopo del documento non è tanto la funzione intellettuale, ma appunto documentare che sia avvenuto qualcosa, ok? Quindi il documento tendenzialmente non ha una tutela di diritto d'autore in senso proprio, dopo lo vediamo meglio successivamente come viene trattato, come vengono trattati i dati e i documenti all'interno della normativa sul cosiddetto open by default. Il livello che invece porta più problemi, più diciamo un livello di tutela maggiore dal punto di vista del copyright e della proprietà intellettuale è quando invece abbiamo a che fare con creazioni intellettuali vere e proprie. Opere dell'ingegno, dice la nostra legge sul diritto d'autore, cioè opere in cui si denota una indubbia attività creativa e intellettuale. Quindi articoli, slide, immagini, software nel senso di codice sviluppato e via dicendo. Tutto ciò è pienamente tutelato dal diritto d'autore. Banca dati creativa è tutelato dal diritto d'autore e quindi la tutela dura 70 anni dalla morte dell'autore. Quindi una tutela molto lunga e molto ampia. Quindi ok, questi sono più o meno i quattro concetti, gli otto concetti in cui ci serviranno per comprendere i ragionamenti che cercherò di fare, molto compressi purtroppo il tempo quello che è. Quindi open in che senso? Abbiamo detto più volte, abbiamo parlato di approccio open, no? Soprattutto quando abbiamo definito open data, open access, open science data. Questo aggettivo open sembra voler dire tutto, ma vuol dire nulla se non lo si capisce meglio, se non lo si approfondisce. Basta andare un po' indietro nella storia della scienza informatica, ad esempio, per capire che nasce il concetto di openness dalla cultura hacker e nasce inizialmente negli anni 80 in ambito informatico, quando si è iniziato a parlare di software libero, free software open source. Però poi, con l'avvento soprattutto di internet e delle tecnologie digitali nel senso più ampio, quindi non più legato allo semplice sviluppo di software, si è diffuso il concetto di openness anche a tutte le altre attività intellettuali e creative dell'uomo. Quindi si è iniziato a parlare di contenuti aperti, quindi open content, le cosiddette licenze Creative Commons, che sono quelle più note che vengono utilizzate quasi sempre per l'utilizzo, per la diffusione anche di dati. Open access, accesso aperto alla letteratura scientifica, ai report di ricerca, e open data, che è un po' l'ultima frontiera, cioè i dati aperti. Il concetto di apertura ha una duplice valenza,
È infatti inteso sia nel senso tecnologico, e l'abbiamo visto forse già brevemente in una slide del collega precedente, che ha fatto vedere la definizione di formato aperto di un file, poi ad esempio nell'ambito del code, del software, l'openness non è solo la licenza open, ma è anche il fatto che ci sia il codice sorgente disponibile, venga lasciato aperta la visione del codice sorgente, ma è anche il senso giuridico, cioè assenza di diritti di privativa se l'opera è in pubblico dominio, oppure licenza di libero utilizzo, la presenza di una licenza che consente il riutilizzo di quest'opera, che di default sarebbe tutelata dal cosiddetto copyright, dal diritto d'autore. Io mi soffermerò più che altro su questo aspetto, cioè sono un avvocato, e quindi due giuristi nell'ambito di una mattinata, è un po' pesante, però ecco, sull'ambito tecnologico forse lascio a chi mi segue, all'intervento che mi segue, e io mi soffermerò sul lato giuridico relativo al cosiddetto diritto della proprietà intellettuale. Quindi approfondiamo un po' di questi concetti che vi ho già dato, cioè nel senso, il mio intervento potrebbe anche in 10 minuti fermarsi a questa parte delle slide, adesso approfondisco alcuni, metto il focus su alcuni concetti. Innanzitutto, che tipo di tutela abbiamo sui dati? Cioè la legge che tipo di diritti prevede per diritti di